Oggi siamo qui per cercare innanzitutto di capire il nostro status, noi se siamo disoccupati, avendo ricevuto delle lettere di licenziamento che sono palesemente in violazione delle normative nazionali, eventualmente se e in quali tempi si possono attivare degli ammortizzatori, e anche per capire le nostre spettanze, quindi mancato preavviso, mensilità pregresse, e TFR, che fine hanno fatto, visto che comunque sia questo giornale, a seguito di fondi del finanziamento pubblico ricevuto e in virtù dei fondi che dovrà ricevere per la gestione fino ad agosto del 2015, diciamo, c'è un bel tesoretto di soldi che di fatto sono nostri, dei lavoratori. Specifico per lavoratori, parliamo dei contrattualizzati, giornalisti e dei poligrafici, e poi c'è una miriade di collaboratori che purtroppo hanno ancora meno garanzie, anche dal punto di vista delle tutele, di quante non abbiamo noi giornalisti, e poi ci sono anche dei fornitori, creditori. È un epilogo con una coda brutta di una vicenda bruttissima che potrà portare anche a delle conseguenze sul piano giudiziario, civile e penale, crediamo, se non ci saranno date le risposte dagli ultimi proprietari del giornale dell'Umbria e anche dai precedenti proprietari del giornale dell'Umbria.